Grazie, buona serata. Buonasera, senti, prima di scoprire le nostre tre cloche che sono qui apparecchiate sul nostro tavolo cinese, mi dici come e quando nasce la tua passione per la criminologia? Escludo, lo sognassi da bambina o sì? Credo che sia nata con me attraverso una curiosità enorme per la verifica di fatti e circostanze, quindi ho seguito una strada che è nata dentro di me ben prima di chiamarla così. Esattamente quello che faccio, impicciarmi negli affari degli altri. Senti, tu hai seguito e segui molti delitti, anche uno di quelli di cui adesso parleremo, ma c'è mai stato un caso così feroce, così disumano, che hai pensato di fare o hai fatto un passo indietro? No, non ho mai fatto un passo indietro davanti a un incarico. Comunque. Ritengo che ogni vicenda possa essere affrontata con competenza e professionalità. Per quanto ci siano casi efferati, molti sono... Certo. Non, la professionalità e l'esperienza ti consentono di affrontare qualunque scenario, a mio modo di vedere. Senso del dovere. Senti, andiamo subito alla prima cloche, al primo caso che sta davvero sconvolgendo l'Italia e vediamo, abbiamo messo la foto del muratore Giovanni Barreca con la moglie Antonella massacrata insieme ai due figli maschi nella villetta di Altavilla Milicia in provincia di Palermo. Il nostro Carlo Puca ha ripercorso i punti salienti di questa terribile vicenda, vediamo. È l'11 febbraio, 37 minuti dopo la mezzanotte, Giovanni Barreca telefona al 112, dice: quando uno vuole far la volontà di Dio, gli spiriti si ribellano. Mia moglie era posseduta. In pratica è morta mia moglie. I demoni mi stanno mangiando pure a me. C'ho mio figlio, ho due morti e una l'ho lasciata lì. Guarda, abbiamo trovato la macchina, ma è mezza e buona. È così che la strage di Altavilla Milicia diventa di dominio pubblico, una storia di fanatismo religioso, ignoranza e ferocia che riporta al Medioevo. Gli dicevano che i demoni erano dentro mia sorella e mio nipote e praticamente dovevano essere bruciati e sepolti i demoni. Davanti ai carabinieri nella villetta di campagna dei Barreca si presenta una scena scioccante. In una stanzetta c'è il corpo senza vita di Emanuele, di soli 5 anni, in un'altra quello di Kevin, di 16. Sono entrambi figli del muratore. In una camera attigua c'è però una persona che incredibilmente sta dormendo tranquilla. È l'unica sopravvissuta alla strage familiare, la figlia 17enne. I resti bruciati di sua madre, Antonella Salamone, saranno invece trovati in un campo nel pomeriggio successivo. Io l'amavo, mia sorella e mia nipote. Padre e figlia vengono interrogati, svelano il delirio di un esorcismo durato settimane. L'uomo rivela i nomi di due complici, Massimo Agradente e Sabrina Fina, i fratelli di Dio, conosciuti sui social a gennaio. Massimo, originario di Pozzuoli nel Napoletano, è un sedicente mental coach. La compagna palermitana vende prodotti naturali online. Nel pomeriggio scattano i fermi dei tre adulti, tutti accusati di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. La 17enne verrà arrestata due giorni dopo, quando confesserà di aver partecipato ai delitti. È grazie ai messaggi che Kevin ha inviato ad un amico tra il 4 e l'8 febbraio che gli investigatori riescono a ricostruire il terrificante rito di purificazione. Sono venuti due fratelli di Dio e stanno liberando mia madre e mio fratello, che hanno dei demoni molto maligni addosso. Ai riti partecipa anche lui, Kevin. I ragazzi sono totalmente plagiati. Non vanno a scuola ormai da una settimana dopo aver partecipato al cerimoniale mortale della madre. Poi tocca al piccolo Emanuele. Quando il bambino è ormai primo di vita, tutti si accaniscono sul fratello maggiore. Perché, dice Barreca ai carabinieri, la volontà di Dio è fare le cose giuste. Allora, Bruzzone, che idea ti sei fatta di questo abisso? Ti sembra plausibile questo delirio collettivo, l'ipotesi di una setta per scacciare il maligno e tutta una cortina fumogena, oltre che, diciamo, una strategia difensiva per ottenere sconti di pena? Ma guarda, in base alle informazioni che sono fino adesso disponibili, Giovanni Barreca aveva problematiche deliranti di matrice, diciamo, persecutoria, con un vero e proprio delirio mistico che aveva già manifestato a più riprese anche negli anni precedenti, quindi purtroppo temo che questo aspetto di lui sia ampiamente riconducibile a una condizione psicopatologica, probabilmente nello spettro della schizofrenia paranoide. Probabilmente la figlia maggiore aveva in qualche modo col padre una sorta di
legame anche sotto il profilo psicopatologico, la figlia era ampiamente identificata con lui e nel padre vedeva il suo punto di riferimento, quindi sono comunque personaggi che hanno certamente una dimensione psicopatologica. Gli altri due sono, a mio modo di vedere, due soggetti con una caratura ben diversa, più cioè? Legata alla manipolazione, allo sfruttamento di menti fragili, fondamentalmente. Credo che se Barreca, nonostante le problematiche che chiaramente aveva, non avesse incontrato queste due persone sulla sua strada, forse oggi non staremmo parlando di questa terribile strage familiare. Quindi, secondo te, lui ha davvero problemi psicologici, ma all'origine sì. Ci sarebbero i due che l'avrebbero fatto cosa? Per soldi, per prendersi la casa? E perché, sai, ti aggiungo in già un l'obiezione, come quello... e perché inscenare sì. Un rito di purificazione criminale lungo? No, non, che... non è stato inscenato. Attenzione, non è stato inscenato, secondo Barreca il rito si è effettivamente tenuto. Preparato, fatto, tenuto, perché fare tutta questa... Loro l'hanno confermato nella sua ideazione delirante, quindi nell'aspetto proprio del pensiero delirante di un soggetto psicotico fondamentalmente. Confermando Barreca nel suo delirio di possessione demoniaca, chiaramente l'hanno portato ad agire perché si è sentito confermato in quell'aspetto. Questi due invece probabilmente l'hanno fatto, forse, questa è un po' l'ipotesi al momento, al vaglio degli inquirenti, per eliminare quel nucleo familiare e impossessarsi dell'abitazione. Certo, allora a quel punto potevano uccidere tutti e far sparire i corpi, no? Invece di farsi beccare come è successo adesso. Però vedremo su questo. Sarebbe stato un po' più complesso, diciamo. Sarebbe stato un po' più complesso. In questo modo avevano un colpevole... fatto e vestito, certo. Perfetto, Giovanni Barreca che si assumeva la responsabilità di tutto quanto, quindi dal loro punto di vista non sto dicendo che stiamo parlando di geni del crimine, ma indubbiamente sì. Tutta questa storia è stata ampiamente alimentata da loro. Barreca sono anni che soffre di questa problematica, non è mai arrivato a tale livello, diciamo, di ferocia, certo, e di crudeltà, quindi è evidente che su questo, la parte finale interessi. Di questa storia hanno contribuito loro a scriverla. Esatto. Senti, quando succedono però fatti aberranti come questo, penso e ricordo anche gli omicidi delle bestie di Satana, ci stupiamo sempre della credulità popolare sulle possessioni demoniache, del fanatismo religioso, ma secondo te quanto è davvero diffuso nel nostro paese? Guarda, temo diffusissimo, e andiamo a fare una misurazione anche di fatturato da parte di ciarlatani, fattucchiere, cartomanti e compagnia cantando, a cui si rivolgono anche fasce della popolazione italiana di alto profilo socioculturale, quindi temo che sia qualcosa di ancora oggi estremamente diffuso, che può arrivare chiaramente con la complicità anche di condizioni psicopatologiche serie a picchi, diciamo, di ferocia e di scelleratezza davvero notevoli, però temo che il tipo di credulità, cioè sia il numero di persone che si rivolgono a questa tipologia di delinquenti, perché di questo parliamo, sia un numero di persone davvero impressionante, che sicuramente supera, diciamo, i 5-6 milioni di italiani ad oggi, stimati sulla scorta dei dati di persone che si rivolgono ai servizi di cartomanzia. Ed è un sommerso, peraltro, e via per cui discorrendo. Sicuramente sono di esatto. Più, però tantissimi. Senti, andiamo a questo punto alla seconda cloche, alla seconda terribile vicenda su cui gli italiani si interrogano da oltre 17 anni, nonostante ci siano due rei confessi, ovvero Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati definitivamente per la strage di Erba. Venerdì scorso c'è stata la prima udienza per decidere sulla revisione del processo. La nostra Manuela Maddaloni ci ripercorre i punti cruciali di questa terribile vicenda e poi ne parliamo. La sera dell'11 dicembre del 2006 nessuno immaginava che dietro l'incendio in una casa in provincia di Como ci fosse l'orrore della strage di Erba. I vigili del fuoco scoprono 5 corpi, 3 donne, un uomo e un bambino piccolo. L'uomo è ancora vivo e sarà l'unico testimone oculare del massacro. Le altre vittime sono Raffaella Castagna, 30 anni, suo figlio di 2 anni e 3 mesi, Youssef, la nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini, moglie del sopravvissuto Mario Frigerio. La nazionalità e i precedenti penali per droga di Azuz Marzouk, 26 anni, tunisino, marito di Raffaella e padre del piccolo, fanno di lui il principale indiziato.
A scagionarlo è il suocero, Carlo Castagna, che in lacrime dichiara davanti alle telecamere che Azzuz non è in fuga, ma si trova in Tunisia. L'8 gennaio finiscono in carcere Olindo Romano e Rosa Abbazzi, che vivono al piano terra, proprio sotto la casa del massacro, in lite da tempo con i vicini. Interrogati, i due si dichiarano innocenti con un alibi di ferro. La sera dell'11 dicembre erano a cena al McDonald's di Como. Ma gli orari che non tornano sullo scontrino del ristorante, le macchie di sangue sul battitacco della macchina e quella lavatrice avviata di sera sono gli indizi che mettono in crisi l'alibi, a cui si aggiunge la prova regina, la confessione. Olindo cerca di prendersi la colpa, vorrei solo vedere mia moglie ogni tanto, per il resto pago tutto. Poi le ricostruzioni dei due, rese separatamente agli inquirenti, coincidono. Il bambino l'ho fatto io, dice Rosa, la mamma l'ho fatta io e gliene ho date tantissime, idem anche alla Raffaella. Di coltellate, chiederà il giudice in aula durante il processo iniziato il 29 gennaio. Sì, di coltellate. L'aula si ferma nel silenzio durante la testimonianza del sopravvissuto Mario Frigerio. E lui era proprio su all'entrata, che mi guardava in un modo proprio, due occhi d'assassino, uno sguardo che non riuscirò mai a dimenticare. Olindo e Rosa nessun pentimento, solo la richiesta di una cella matrimoniale. La condanna all'ergastolo è confermata nei 3 gradi di giudizio. Ora si dichiarano innocenti e chiedono la revisione del processo. Intatto il desiderio di stare insieme e il loro legame morboso. Alla fine di una lettera per chiedere un permesso premio per fare una gita con la moglie, Olindo scrive: quello tra me e Rosa è un amore che nessuno può dividere. Allora, Bruzzone, tu sei consulente della difesa di Olindo e Rosa, che tra l'altro ha appena ottenuto di poter andare a lavorare fuori dal carcere in una COP, quindi credi nella loro innocenza, ma com'è possibile che tanti magistrati successivi finora si siano sbagliati e qual è la tua verità alternativa? Cioè, secondo te, a Erba, quella sera dell'11 dicembre del 2006, cosa è successo? Domanda delle domande. Ma intanto ti preciso che il cambio della versione avvenne già nell'ottobre del 2011 fondamentalmente, quindi parliamo di un cambio di versione e quindi la revoca delle confessioni che avvenne prima del processo di primo grado, non è adesso che si proclamano innocenti, lo fanno veramente da tantissimi anni. Allora, che dire, io mi baso su quello che mi raccontano le tracce, quello che mi raccontano le prove, quello che mi raccontano, diciamo, gli elementi obiettivi che sconfessano i due in tutta una serie di aspetti della strage, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda due degli omicidi più brutali commessi quella maledetta notte, ossia quello ai danni del piccolo Youssef, che è avvenuto in maniera esattamente opposta a come Rosa lo descrive, e quello che accade alla signora Cherubini, che chiaramente è stata accoltellata nella sede mortale, diciamo, quella che gli ha trafitto la lingua e la gola con una lesione a scannamento, certamente non al piano di sotto come invece i coniugi in qualche modo durante le sgangherate confessioni confessarono, ma al piano di sopra, dove effettivamente la signora poi venne trovata, peraltro in un'abbondante gora del suo stesso sangue mentre era in ginocchio contro la porta finestra. Quindi insomma, elementi obiettivi ne abbiamo quanti ne vuoi. La famosa microtraccia che Un'idea alternativa ce l'hai? La famosa microtraccia che... Ti prego. Ma guarda, non interessa avere offrire un'idea alternativa, nel senso che di ipotesi alternative... Dici, non sono condannabile al di là di ogni ragionevole dubbio, questo è il discorso. Guarda, se forse qualche ragionevole dubbio siamo riusciti a instillarlo, visto che il primo vaglio di ammissibilità in qualche modo nella revisione l'abbiamo superato. Adesso c'è la partita più importante da giocare in aula. La prima udienza è trascorsa ed è stata, diciamo, data la parola all'accusa. La prossima udienza, il 16 aprile, la parola sarà data a noi e riteniamo che, insomma, ci siano buone chance di convincere i giudici a tornare in aula e affrontare un nuovo processo. Tu credi che si farà il nuovo processo? Diciamo, siamo tutti... faccio fatica a crederci, perché mi sembra troppo bello per essere vero, nel senso che mi pare una cosa veramente travolgente, visto quello che c'è in gioco come credibilità del sistema giudiziario italiano. Però quello che è successo recentemente con un altro imputato che era 33 anni, che era in carcere attraverso prove false e ricostruzioni assolutamente farlocche, che è stato recentemente rilasciato dopo un processo di revisione, mi riferisco al caso dell'imputato sardo che venne condannato 33 anni fa, pastore accusato di una strage, lui è stato rilasciato dopo un processo di revisione qualche settimana fa. Quindi perché non, diciamo... Vabbè, aspetteremo il 16 d'aprile, però l'altra
Domanda che certo. Si fanno tutti gli italiani a proposito di questo caso. E com'è possibile che Olindo e Rosa abbiano confessato, ve la fate anche voi del pubblico, una strage così atroce se non l'avevano commessa? Anche se poi hanno fatto marcia indietro. Però perché confessare, ti aggiungo, la revisione del processo non getta un'ombra inquietante sulle capacità delle nostre forze dell'ordine di fare delle indagini e dei magistrati di giudicare? Beh, indubbiamente il nostro codice prevede l'istituto della revisione, che ovviamente è difficilissimo da ottenere per ragioni assolutamente anche più che legittime, però evidentemente, ripeto, se questo istituto c'è, il nostro sistema contempla la possibilità che i giudici, gli investigatori e chi per loro possa sbagliare, diversamente non l'avrebbe prevista questa possibilità di rimettere in discussione un processo finito in giudicato, no? Come condanna. Quindi già questo è un elemento che in qualche modo porta a valutare la possibilità che anche 25-26 giudici possano essersi sbagliati, quindi in questa direzione noi andiamo. E vedremo se chiaramente riusciremo a tornare in aula, questo è ancora un punto interrogativo. Perché confessare? Gettare un'ombra su un... Perché confessare? Guarda, io invito ciascuno di voi a documentarsi e a leggerle quelle famose confessioni. E parlo di confessioni perché ci sono varie versioni. L'ultima versione di Rosa Bazzi, tranquillamente verificabile agli atti, è una versione in cui leggono quello che ha detto Olindo e lei dice se va bene o meno. A voi pare una confessione questa? Sì, chiarissimo. Senti, andiamo all'ultima cloche che nasconde la foto di una ragazza che chiede giustizia ormai da 34 anni ed è ovviamente Simonetta Cesaroni. Il nostro Massimiliano Lenzi ha ripercorso questo giallo ancora insoluto di Via Poma fino al nuovo recente esposto dei familiari di Simonetta. Guardate. Roma, quartiere Prati. È il 7 agosto del 1990 quando la ventenne Simonetta Cesaroni viene uccisa con 29 coltellate in un appartamento al terzo piano d'uno stabile di Via Poma. Il 10 agosto viene fermato dalla polizia Pietrino Vanacore, uno dei portieri dello stabile, ma sarà scarcerato dal tribunale del riesame 20 giorni dopo. Nel mirino degli inquirenti finisce anche il datore di lavoro della Cesaroni, Salvatore Volponi, ma pure la sua posizione viene archiviata insieme a quella di Vanacore e di altre 5 persone. Il fascicolo resta aperto contro ignoti. Il 3 aprile 1992 viene inviato un avviso di garanzia a Federico Valle, nipote dell'architetto Cesare Valle, che abita nel palazzo di Via Poma. A giugno del 1993 il GIP proscioglie Valle per non aver commesso il fatto e Vanacore perché il fatto non sussiste. Anni di stallo e arriviamo al 2006, quando sono sottoposti a nuove analisi i calzini, il corpetto, il reggiseno e la borsa di Simonetta. Il colpo di scena arriva dai risultati delle analisi dei RIS. Sugli indumenti sono rilevate tracce di saliva dell'ex fidanzato Raniero Busco, che nel settembre 2007 viene iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Il 3 febbraio 2010 inizia il processo a suo carico che si concluderà 4 anni dopo con l'assoluzione di Busco da parte della Cassazione. Nel marzo 2022 viene aperto un nuovo fascicolo dopo un esposto presentato dai familiari di Simonetta, ma nel dicembre 2023 anche questo fascicolo si conclude con la richiesta d'archiviazione. I familiari di Simonetta non si danno per vinti e hanno presentato un nuovo esposto sulla base dei test e delle indagini recenti di un laboratorio criminologico di Varese, ma ad oggi non è stata ancora identificata neppure l'arma del delitto. Allora, l'altro giorno il Corriere della Sera titolava «Delitto di Via Poma, chi ha ucciso Simonetta Cesaroni?» Eccolo, a Varese si cerca la soluzione del giallo di 34 anni fa. Secondo te, con i nuovi strumenti scientifici che abbiamo oggi a disposizione, è possibile trovarla? Ormai è passato troppo tempo, i reperti si sono deteriorati, molti dei testimoni non ci sono neanche più. Ma allora, intanto un laboratorio privato non potrà mai avere accesso a quei reperti, anche a quelli che sono rimasti, perché non è una possibilità che viene concessa in questo tipo di contesto. Il caso in questo momento è un caso
che non ha, secondo me, nessuna realistica possibilità di venire riaperto formalmente, tantomeno risolto. E probabilmente, guarda, anche in virtù di quello che è accaduto su altre vicende, mi riferisco ad esempio a Lidia Macchi, in cui per quasi 4 anni Stefano Binda rimase in carcere per poi essere assolto in via definitiva perché chiaramente non ha commesso il fatto con formula piena, in maniera però estremamente, insomma, sofferente, perché comunque questa soluzione l'ha ottenuta dopo 4 anni di carcere preventivo. A distanza di più di 30 anni dai fatti, io credo che ormai questa vicenda sia da ritenere conclusa e bisognerebbe avere il coraggio di porre la parola fine. Io comprendo i familiari, ne comprendo assolutamente la sofferenza, l'angoscia, la rabbia, tutto quello che volete, ma questa storia già ha prodotto una vittima collaterale che è Raniero Busco e la sua famiglia. Sì, sì, è vero. Direi che è giunto il momento di fermarsi, perché altrimenti si rischia di gettare, delle ombre che poi è difficilissimo dissipare anche davanti a circostanze assolutamente banali e assolutamente inconsistenti, perché semplicemente qualcuno si incaponisce o tira fuori l'ennesima teoria fantasiosa. Bisogna avere il coraggio di dire che la scienza qui non può più fare nulla. Ci sono tempi entro cui la scienza e l'investigazione possono dare buoni risultati. Quel tempo in questo caso è finito. Ma tu che idea ti sei fatta di questo omicidio? Chi e perché potrebbe aver ucciso Simonetta Cesaroni? A un certo punto si sono fatte anche teorie complottiste che nel palazzo confinante c'era un appartamento di servizi segreti. Credo che la motivazione sia molto banale, passionale, per certi versi, e sia riconducibile... Sì, e sia riconducibile a un approccio sessuale respinto. Da parte di un soggetto che evidentemente all'interno di quell'appartamento si muoveva con una certa, confidenza. Quindi qualcuno che era lì e che aveva titolo per stare lì e che quel giorno, probabilmente ben sapendo che lei ci sarebbe stata da sola, probabilmente ha approfittato del momento convinto di poter avere buon gioco con questa bella ragazza molto giovane. Temo che sia questa la chiave di questo giallo, ma dare un volto e un nome in maniera certa oggi è impossibile. No. Quindi tocca rinunciare. Comunque, cara Roberta, prima di salutarti devi risolvere il giallo della mia vita professionale. Saverio Raimondo. Buonasera. Perché buonasera. Buonasera, dottoressa Abruzzone. Buonasera. A proposito di misfatti, lei è stata sposata 2 volte, più cruenta la scena di un crimine o il matrimonio? Scene da un matrimonio. Sicuramente il matrimonio. Sicuramente il matrimonio, perfetto, prima sentenza. Seconda, da sua esperienza, lombrosianamente, fra me e Luisella, chi ammazzerà prima l'altro? Essendo più grossa io. È verosimile io. Lei, credo. Lei, io vittima e Luisella Carnefice, tutto torna. Grazie, dottoressa Bruzzone, vado a salvarmi, arrivederci. Grazie.